Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è gioia. Mi faccia dire, Giletti, sì, che per me quello è un po' un anticristo. Perché per uno che ha scritto un libro che si chiama Muovete il culo, per me il reddito di cittadinanza sembra tanto una manovra per appoggiare il culo. Io porto la mia esperienza, ho due lauree, due master, parlo coerentemente due lingue, esperienza all'estero, e sono portata a umiliarmi con lavori che sono poco retribuiti. Ma che sto dicendo? Cosa hai studiato? Io sono laureata in scienze. Dimmi cosa hai studiato. Io sono laureata in scienze politiche, specializzata in relazioni internazionali. Ho lavorato in Europa. Ho passato anni a dire ai ragazzi di non studiare scienze politiche. Con scienze politiche si rimane a casa. Sì, l'ho detto a tutti. Allora, questa cagnara orribile, scandalosa, che ormai tanto è presente praticamente in tutti i programmi televisivi, mette al centro un problema, cioè che in Italia la maggior parte dei titoli di studio universitari non serve un cazzo. In pratica oggi un titolo di studio come scienze politiche o giurisprudenza serve solo per pulirsi il buco del culo. Siete d'accordo su questo? Non siete d'accordo? Voglio sentire ignoranti di merda come sempre, ma se è possibile anche qualche persona che ci abbia almeno la terza media. Dai, apriamo le linee, dai. Con la scuola non siamo mai andato d'accordo completamente. Senta, lei che titolo di studio ha? Io? La terza media, purtroppo. La terza media? Di che anno è? Posso, scusi, la domanda. Io no, si figuri, 2,90. Lei è del 90 e la terza media? Sì. Nonostante questo lei riesce comunque a procurarsi del cibo? Cosa fa? Va in giro con un io arco? Me la cavo. Cazzo grida, che cazzo grida? Che cazzo grida? Non siamo dei boscimani. Capisco che lei si esprime con dei graffiti e disegna bufali sulle pareti delle grotte, ma... lavorando qua da noi a giornata, quello che c'è. Tipo, mi faccio un esempio. Un giorno il pittore, un giorno... Un giorno il pittore. L'altro giorno faccio la musa, che ne so, boh. Fa la musa. La musa, cos'è? Che un cattifare con noi. La fame si taglia proprio a cucureddo. La fame si taglia a cucureddo, che cazzo ha detto? Col coltello la fame. Quindi in Italia la laurea serve solo per pulirsi il? Il buco del culo, è la vera senza verità. Va bene, dai, le do un abbraccio, arrivederci. Coluzzi, lo pianista Coluzzi, o cacato Puzzi. Coluzzi, secondo lei in Italia il titolo di studio, la laurea universitaria, è importante? Facilmente. Cazzo ride? Qualsiasi lavoro. Qualsiasi lavoro deve fare. Cos'è qualsiasi? Qualsiasi lavoro. Ma cos'è qualsiasi? Cos'è qualsiasi? Cosa vuol dire qualsiasi? Ma scusi, ma come parli te? Come parla lei? Lei dice qualsiasi. Ho capito, ma che ragionamenti sono? Sì, sono ragionamenti miei, che cazzo vuole? Scusi, vuole entrare nella mia testa, vuole comandare lei? Vuole sedersi dentro il mio cranio e pilotarmi come Mazinga, non lo so. Che titolo di studio ci aveva? Terza media. Terza media, strano, perché dal suo eloquio avrei detto come minimo almeno un master a Boston. Cazzo stai dicendo? Sai cos'è un master? Yelle. Cos'è? Yeah. Cos'è master? Non è Imen e Men at Arms, quelli erano dei pupazzetti degli anni 80. Ma non sono io. Cosa? Ma cosa sta dicendo lei? Ma scusi, lei si esprime come una scimmia urlatrice. Ogni tanto esplode in un bercio. Come merda, mica merda. Della merda. Ma come parla, scusi? Perché dice le parolacce? Mannaggia la miseria. Cosa? Porca miseria. Ma non imprechi, scusi, perché impreca? Perché impreca? No, io non impreco. No, lei ha imprecato e ha detto porca miseria. Ma porca miseria. E lei di nuovo, senti. Lei continua a dire porca miseria. Scusi, ma abbia pazienza, lei ha finito di esprimersi come un babbuino. Lei ha il culo rosso e un bastone in mano e scende da una pianta della savana, scusi. Vede giraffe? Non ho capito, parli talmente veloce che non ti capisco. No, è lei che sente lento, non sono io che parlo veloce. Ho capito, ma a me mi adeguo a... Si adeguo. E io sono qui a Mozza Prima. Che cazzo me ne frega a me, chi gliel'ha chiesto? Gliel'ho chiesto io? Scusi, questo è sta dicendo. Ma sai, cosa ha fatto? Ha derapato con la bocca? Che è successo? Gli hanno infilato un flessibile nei molari? No. Che? Non lo so io. Se non lo sa lei, porca puttana, non sa neanche quello che pensa. Ma io divento matto io. Cioè... La diventa, non lo è già. Tu, chi posso dare gli studi, posso dare? Mi dia del tuo, dica. Ecco. Cosa? Va bene, dai. No, non va bene. Si rende conto che lei è completamente sconclusionato. Ma io sono normale, io. Ah, lei è normale. Ma è lei chi è? Ma sta a vedere che la normale sono io adesso. Sono io la normale. Ma... Risponda. Allora, in Italia la laurea serve o no? E che ne so io se sei? Ma se non so un cazzo! Ma che ho fatto? Terza media e poi ci vado a lavorare, facevo lo spazzino io! Ma non bestemmi però! No, ma chi bestemmi? No, lei ha bestemmiato adesso! Ma porca, io divento matto! Diventa. Non riesco a credere! Sì, ma la finisca una cazzo di frase ogni tanto, una parola! Io non riesco a credere! Ma c'è tutti dei! Che sta accendendo una panda, che è? Dai! Vabbè, dai! Mannaggia! La miseria, sì, ho capito, va bene, grazie per il suo contributo! Mannaggia là!
Mannaggia la miseria. Miseria, arrivederci, dai, mannaggia la miseria. Un altro, dai, un altro. Andiamo a Roma, Roma, Roma. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno, Radio 23, buongiorno. Mazza, io la radio non lo sento mica, sai. Se fossero tutti come lei, io sarei disoccupato sotto un ponte a morire di fame. Rida su sto cazzo, scusi. Sto cazzo, sai che ci fai? Che ci fai? A casa mia con sto cazzo. Che ci fa? Ci fai festa. Non ho capito, scusi, a casa sua col cazzo suo fa festa lei? No, col cazzo tuo ci fai festa e poi ci metti le patate sul piatto e tu mangi a Ferragosto. No, non ho capito, scusi, questa è una ricetta, pronto? Va bene, grazie Pissani, dai, per la tua ricetta del cazzo, via, un altro. Lupo! Palauria, senti, allora io ho capito di che argomento stai parlando. In questo specifico, diciamo, caso, quella laurea non teme un cazzo di niente. In che senso, in che senso? Scusa, una laurea in scienze politiche, che cazzo serve? Cioè, io non l'ho mai capito, sono anni che sento parlare di questa laurea. Sì? E non serve a niente, come tante altre lauree, purtroppo, oggi. Fammi un esempio di laurea che non serve allora, un cazzo. Allora, si vanno a prendere la laurea in scienze dell'educazione, della formazione. Non serve un cazzo. Che sono lauree che... Ecco, tutti quanti vogliono fare i maestri scuola elementare, l'asilo. Dovete andare ad aprire il buco del culo a lavorare seriamente. Ma perché, scusa? Sono tutti quanti il posto fesso. Perché li vedono come ti posso dire? Un posto dove andarsi a mettere per sistemarsi a vita. Col culo a caldo, col culo a caldo. Non insegnano un cazzo ai ragazzi, ai bambini. Allora, questi genitori che pensano che tutti quanti devono fare gli avvocati, gli ingegneri, i dottori, deve stare pure l'operaio. Se no, col cazzo metti la lampadina a casa. Sì, però, scusa Lupo, questo paese, secondo te, per come è ridotto adesso, ha più bisogno di lampadinai oppure di ingegneri? Senti, di ingegneri ce ne sono troppi. Ci vorrebbe un po' di gente che alza il culo dalla sedia e fa rompersi il culo a creare nuove idee e a produrre più che altro. Wow. Perché qua purtroppo questi giovani di oggi, anche io lo vedo quotidianamente, pensano solo alla scrivania. Concludendo, secondo te, a uno che ha fatto scienze politiche, che cosa gli diciamo? Che sono tutti cazzi? In culo per tutta la vita. In culo tutta la vita. Cazzo in culo. La prossima volta vai a fare la sfonda del dentista. La parrucchiere, sai quale cosa là? Fai un investimento di 15.000 euro in 3 anni, ti diplomi e ti vedi buchi di culo a fare la ceretta come la terra. Sei il numero uno, Lupo. Tiro spag. Tiro cazzo. Ciao Lupo Curi, ciao. Senti, però. Oh,